Oggi ho beccato su Facebook il post o la storia, non ricordo, di una persona che conosco molto carina. Simpaticamente raccontava di aver visto e di vedere quotidianamente queste stories su Instagram fatte da influencer bellissime che consigliano l'acquisto di prodotti cosmetici costosissimi che promettono l'eterna giovinezza o perlomeno, insomma, il ringiovanimento della cute e della pelle. Sia vero o non sia vero, intanto cacci la grana, cacci centinaia di euro se tutto va bene. Allora, ricordi il libro che ti ho consigliato proprio ieri? Purtroppo non è più disponibile su Amazon, non c'è più nella versione italiana. In versione così cartacea non c'è, perlomeno. Lo trovi o in versione inglese oppure ti consiglio di cercarlo nelle librerie del circuito CLC, Como Livorno Como, non prendo un centesimo per dirti questo. È un consiglio che ti do perché questo signore che si chiama Don Colbert ha scritto delle cose molto interessanti riguardo all'acqua e ai suoi benefici. Senti un po'. Allora dice: è vero che l'acqua ringiovanisce la pelle. Quando non bevi acqua a sufficienza puoi perdere il tuo bell'aspetto. E continua dicendo: credo che l'acqua sia il trattamento di bellezza migliore sul pianeta. Mantiene la pelle duttile, gli occhi brillanti, il corpo energico. Basta considerare che se si toglie l'acqua alle prugne si ottengono le prugne secche. Se si rimuove l'acqua dalla pelle si ottengono le rughe. In uno stato di disidratazione la pelle diventa secca, scagliosa e rugosa. La pelle è fatta per trattenere l'umidità, per essere elastica. Quando la si priva di acqua si affloscia e perde elasticità. Neanche un vasetto di crema antirughe può fare la differenza. Eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dirti che cosa? Ecco che bevendo acqua noi possiamo davvero fare qualcosa di buono per la nostra pelle. Il nostro corpo è fatto del minimo 70% d'acqua, massimo credo 80-85, se si è neonati ancora di più. E allora perché star lì a mettere le cremine? Le cremine sono sì importanti, certo le si possono usare, ma la cosa da cui partire è una buona alimentazione, uno stile di vita sano e ovviamente bere tanta acqua. Quanto basta per poter conservare la pelle fresca, elastica, idratata, e il nostro aspetto sicuramente se ne gioverà. E anche il nostro intestino, che è il nostro secondo cervello, farà il suo dovere. Detto questo, per ora ti saluto